Ok. C'è bisogno di fare un po' di precisazioni perché ci sono state un po' troppe incomprensioni sul mio precedente video dove annuncio che quest'anno vi salirò sul ring. Tutti cari fighter Muay Thai, voglio ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dimostrato sotto il mio ultimo video e su Official Tout, cioè su Instagram, dove vi tengo aggiornati giorno per giorno, che mi avete sommerso di messaggi in direct, di coraggio, di incoraggiamento, anche se qualcheduno mi ha detto che non ho la rabbia. Ehi ragazzo, cosa ti prende? C'ho rabbia! Molti di voi mi hanno sostenuto e mi hanno detto bellissime parole. Li sto leggendo tutti, sono veramente tanti e spero di rispondere veramente a tutti quanti. Ma ho deciso di fare questo video che molto probabilmente verrà cancellato nelle prime 48 ore per spiegarvi bene tutto ciò che c'è attorno. Perché ci sono stati dei commenti particolari che mi hanno fatto capire che vi devo spiegare bene come si svolgerà questo progetto e il perché è nato e soprattutto perché ho chiesto la vostra interazione. E sì, perché tanti mi hanno scritto: sì, ok, se tu vuoi salire, sali, ma non c'è bisogno di chiedere i like, non c'è bisogno di chiedere questo, non c'è bisogno di cosa servono, non sono indispensabili. E invece no, ragazzi, le vostre interazioni sono indispensabili. Naturalmente, chiedo di vedere tutto il video per capire tutto quanto, più o meno la spiegazione, non è un video lunghissimo, e di commentare sotto se vi piace l'idea, se non vi piace, se avete delle modifiche da fare, se avete qualche curiosità che volete sapere in primis, qualcosa di particolare che volete che io vi porti, scrivetela qua sotto nei commenti. Questo progetto nasce con l'intenzione di portarvi con me durante tutto il percorso fino ad arrivare al match. Tutto questo verrà documentato da degli appuntamenti mensili che racconteranno tutto quello che riguarda questo percorso di un qualsiasi fighter, in questo caso io, anche se non sono proprio un fighter, ma che può passare dalla nutrizione alla preparazione atletica ai momenti no, ai momenti al mental coach, alla preparazione tecnica, alla preparazione fisica, tutto, qualsiasi cosa che comprende questo mondo verrà raccontato mensilmente in questi appuntamenti dedicati su questo Road to Fight. Tutto questo partirà quando ci saranno più o meno 5.000 like sul video precedente. Inizierò a muovermi, a muovere tutta la cosa burocratica. Già sto organizzando degli appuntamenti veramente interessanti con, diciamo, i migliori fighter in Italia che mi spiegheranno delle parti tecniche o delle skill che a loro riescono benissimo e magari e a me no, che faranno crescere a me tecnicamente e indirettamente anche a voi, perché magari vi faranno scoprire delle cose, dei trucchetti che non sapevate e che vi verranno detti in questo video. Voi, la vostra opinione avrà peso su tantissime mie decisioni fino al raggiungimento del match. Poi sopra il ring o dentro la gabbia ci salgo io e lì so cazzi miei, non posso dare la colpa a voi. Però diciamo, volevo rendervi partecipi al 100%. Mi sono ispirato un po', diciamo, a un altro youtuber che tra l'altro mi assomiglia. Casualità, non credo proprio, Nasca, Alberto Nasca, il quale nel settore del motorsport ha portato in risalto dei campionati automobilistici che magari fino a quel momento non si conoscevano. Perché tutto questo percorso di questo format spero possa aiutare magari a un futuro ragazzo, un futuro fighter, perché vuole intraprendere questo percorso, vuole salire sul ring, non sa cosa gli aspetta sul ring o sulla gabbia, dipende da cosa succede, non sa cosa gli aspetta, e un po' questo gli fa capire cosa, a cosa deve sottoporsi. Ma il perché ho chiesto così tante interazioni? Come sappiamo, il mondo di sport a combattimento è sempre stato abbastanza occultato in Italia, anche se ultimamente si sta leggermente svegliando. E quindi il perché vi ho chiesto così tante interazioni? Perché, avendo un buon numero di interazioni e vedendo un grande interesse da parte vostra, cioè del pubblico italiano, e dimostrando che gli sport a combattimenti non sono più parte di una nicchia, ma sono parte proprio dell'interesse italiano, questo messaggio possa arrivare a chi di competenza, a chi di dovere, a chi dovrebbe investire magari in questo settore, a svegliarsi e capire che questo settore crea veramente interesse in Italia e non solo
solamente così per finzione, ma con dei reali numeri. Quindi com'è che oggi come oggi si può quantificare l'interesse su un qualcosa? In base alle interazioni. Per questo motivo ho chiesto il vostro aiuto, chiedo ancora il vostro aiuto di sostenere questo progetto che porterà me sopra un ring e una gabbia, ancora è tutto da definire. Questo format occuperà veramente tante delle mie energie, tantissime delle mie energie, e un modo per ricambiare il tutto da parte vostra sarebbe il maggior numero di interazioni possibili, perché mi fa capire che quello che sto facendo è di vostro interesse. La mia voglia di ritornare sul ring non è finta, è vera ragazzi, è vera, non è finta. Ho sempre fatto sport a combattimento, sono sempre salito sul ring, l'ultimo match l'ho fatto 3 anni fa se non sbaglio, e rivivere un po', come ho già detto nel video precedente, quella sensazione mi ha fatto un po' venire un po' di nostalgia, e tanti di voi che ho visto sotto nei commenti che hanno vissuto la mia stessa cosa possono capirlo. E quindi ho deciso di mettere a disposizione i miei mezzi per poter far crescere tutti insieme questo settore, questo sport a combattimento, per portarlo davanti a più persone possibile, a farlo conoscere più possibile, perché è un mondo fantastico, e voi che già mi seguite lo sapete bene, e se non vi seguite vi consiglio di iscrivervi al canale, perché sarà un anno veramente incredibile, ricco di novità che non potete nemmeno immaginare, che magari tante altre persone non conoscono, e grazie magari a questa cosa qui possono conoscere e si possono avvicinare a questo mondo.